possibile trattare vari disturbi con un approccio scientifico e basato sui dati. Per ora è tutto, il GR Salute e Benessere vi dà appuntamento alla prossima edizione. Su RVT, Gabrio Possenti e la divisione sportiva presentano ogni domenica pomeriggio Linea allo Stadio, diretta dai campi di calcio. Posto 1, la pallavolo di Vallata il mercoledì alle 21 e De Coubertin, eventi sportivi e sociali di Vallata alle 21.45. Dirette, ospiti, servizi. C'è un'energia. Molto bene, ci siamo. Per gli amanti della musica ci dispiace, anche perché c'era veramente bella musica con Time Machine su RVT Radio e TV. Bentrovati con l'appuntamento sportivo del mercoledì sera, abitualmente mercoledì di Coppa, come noi amanti del calcio di un tempo dicevamo. Poi invece, devo dire la verità, è come il gelato, si mangia in ogni dunque là dove in un anno, quindi anche lo sport non ha più giorno preciso e predefinito. Posto 1, l'appuntamento dedicato al pallavolo del comprensorio, qui in studio con RVT Radio e TV, per quanto riguarda la radio, le stereofrequenze di RVT, per quanto riguarda la TV immancabilmente nei canali 603 e 632 del digitale terrestre. Un appuntamento, quello di oggi, che torna dopo 2 settimane. 7 giorni fa abbiamo avuto un problema comunque importante, tecnico, che non ci ha permesso di poter andare in diretta. Questo a noi è dispiaciuto tanto, anche perché eravamo veramente pronti in lungo e in largo con tutto. Per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera, mi scuso ancora per la voce, insomma, ma qualche postumo assolutamente incredibile, quindi attenzione, ancora mascherine là dove serve, dove è obbligatorio, massimo rispetto delle regole, come vedete qui all'interno dei nostri studi nessuno, neanche questa sera, anche se potremo comunque ospitare una persona sempre rispettando le regole, distanze e quant'altro. Ospiti sì, tutti in collegamento o telefonico, oppure anche li vedrete video, ma anche con dirette. Non è la domenica con l'appuntamento sportivo del calcio, ma abbiamo ugualmente delle dirette. A noi fa piacere, perché i nostri collaboratori sono in lungo e in largo anche per i palazzetti, là dove si gioca, si disputa una partita interessante per il nostro e vostro comprensorio sportivo. Quindi mandiamo subito in onda dal Palacciccioli di Foligno, lo vedrete anche in TV, per chi ci ascolta in radio naturalmente va sulla fiducia, la partita di Serie B maschile, siamo sul 2-0, il recupero Foligno Erm Gruppa Lavoro San Giustino, siamo già al secondo set 2-0 per la capoclassifica San Giustino Erm Gruppa Pallavolo San Giustino, e tra poco anche un collegamento audio con il addetto stampa, uno degli addetti stampa della Pallavolo San Giustino, cioè Claudio Roselli, sempre puntuale, preciso in ogni situazione. Allora, un attimo di pazienza, commentiamo questo 2-0 come vediamo nel video in diretta Facebook. 1-0 è iniziato da pochissimo il terzo set, 1-0 per Foligno, 1-1 in questo istante, siamo sul 2-0 per la Erm Group Pallavolo San Giustino. Ancora un attimo di pazienza, ci chiedono naturalmente dal campo di Foligno, dovremo comunque collegarci tra pochissimo, ripeto, una partita di recupero. Per quanto riguarda la classifica, ad oggi la Pallavolo Erm Group San Giustino ha 42 punti, con la vittoria eventualmente di questa sera sale 45, e a pari partite 17, distanza di 4 lunghezze Civita Castellana, e qui parliamo naturalmente delle prime due squadre, ovvero quelle che andranno ai playoff. In zona playout troviamo Lupi Santa Croce, poi Italchimici Foligno e anche la squadra di Castiglion del Lago, che comunque ha ottenuto una vittoria. È stata una situazione abbastanza particolare, piacevole, con tante persone che conosciamo, su tutti anche pedoni naturalmente, una vittoria a 3 punti che fa morale, eh. È vero che la penultima è a 6 lunghezze, però insomma vincere una partita fa sicuramente piacere. Allora, adesso siamo collegati appunto con Foligno per la partita di questo infrasettimanale Foligno Erm Group Pallavolo San Giustino. Siamo al terzo set. Io saluto immancabilmente, ringrazio, e le sue parole vanno sulla diretta Facebook che vediamo della partita, appunto, Claudio Roselli. Ciao Claudio, buonasera.
Sì, buonasera a te Gabriele, buonasera a tutti i radioascoltatori. Inizio del terzo set, c'è una bella notizia, la Erm Gruppo San Giustino sta conducendo per 2-0, un doppio 25-21. Nel corso di una partita che sta confermando tutte le attese, due fra le squadre più attrezzate in assoluto del girone est del campionato di Serie B maschile. Diciamo che sono stati due set dall'andamento pressoché identico, ma non soltanto perché si sono conclusi entrambi sul 25-21, ma perché per due volte San Giustino ha tentato l'allungo. C'è stato poi il recupero di Foligno, ma un recupero che si è sempre fermato intorno al pareggio o quasi. Nel momento più difficile di ogni set San Giustino si è saputo ricomporre e poi ha condotto in porto il risultato. Un 2-0 importante intanto perché significa che la Erme Group San Giustino al momento ha aggiunto un altro punto in classifica. Adesso sta conducendo per 4-3 nel terzo set, c'è stata una battuta lunga di Suodis, quindi siamo 4-4. Diciamo che nel primo set all'inizio hanno prevalso i muri, poi in un secondo tempo gli attacchi. Nel secondo set, quando San Giustino ha cominciato ad alzare il muro, ha avuto la meglio. Determinante è stato quello di Muscarà su Chester, che è l'elemento più pericoloso della formazione polignate. Proprio Chester adesso è andato a segno, la palla si è insaccata a rete e quindi 5-4 in favore della Rossi Ascensori Foligno, che deve a questo punto vincere a tutti i costi il set per riaprire la partita. Allora Claudio, dicevamo, tra l'altro guardiamo sempre queste belle immagini commentate perfettamente da te a livello telefonico, giusto un ritardo di 3 secondi sull'azione, ma veramente molto molto bello e devo dire esaustivo questa collaborazione radiofonica del mercoledì sera. Erm Group, non considerando la partita di questa sera, più uno su Civita Castellana, le prime due indicate dal verde della classifica. Per chi ci ascolta va sulla fiducia, per chi vede naturalmente la TV vede le immagini, insomma un verde importante per una pallavolo San Giustino che anche quest'anno chiede e sta ottenendo, vero? Sì, sicuramente. Adesso siamo sul 5-5, è importante perché San Giustino e Civita Castellana si sfideranno nelle ultime partite su terreni pressoché identici, nel senso che le avversarie sono presso a poco le stesse per entrambe, poi nell'ultima giornata ci sarà lo scontro diretto. Intanto c'è sbagliato un'altra volta, nuovo vantaggio per la Erme Group San Giustino 6-5, un gioco un po' troppo appoggiato su Chester che a volte colpisce ma a volte sbaglia, ed è successo già in altri frangenti che il lungo opposto della formazione locale non avesse centrato il campo in fase realizzativa. Adesso seguiamo questa tuta di Muscarà a Gil Di Nastro, non approfitta della free ball Stoppelli, però c'è la possibilità del contrattacco per San Giustino, vediamo Cipriani a segno, siamo a 3-5, un break importante per San Giustino. Ecco Claudio, una cortesia, dato che tra l'altro fortunatamente siamo seguiti e il mondo della pallavolo in vallata ce lo dici, ce lo confermi, ce lo insegni, è veramente seguito. Andiamo a ricordare qual è anche il sestetto sceso in campo, schierato da coach Bartolini, che vediamo proprio in primo piano nelle immagini. Allora, l'avrei fatto comunque il 6 più 1 base di queste ultime giornate, ovvero la diagonale composta da Sitti e Cipriani, al centro Muscarà, che stasera sta disputando a mio avviso un'eccellente prestazione, dicevo Muscarà e Stoppelli, a lato Conti e Scudis e libero e Marra. Mentre per ciò che riguarda la Rossi Ascensori Foligno, detto di tutto rispetto, il regista è Piumi, l'opposto come ho detto è Chester, al centro ci sono Codato e Merli, a lato inizialmente assieme a Ciavicini, che poi è stato sostituito, c'era Rodella, e al posto di Chavchin è entrato Ingrosso, che adesso è stato confermato in formazione all'inizio del terzo set, dopo che nella fase delicata del secondo set Chavchin aveva sbagliato più di una conclusione. A quel punto l'allenatore ha optato per la sostituzione. Ricordo anche gli arbitri di questo incontro, che sono
Valeria Montauti di Latina, primo arbitro, e Andrea Bonomo di Roma, secondo arbitro. Quindi una coppia mista laziale qui alla palestra Fausto Ciccioli di Foligno per la partita che ricorda il recupero della 20ª giornata del maschile Gironese tra Rossi Ascensori Foligno e Hermes Group San Giustino, che sta conducendo per 8-7 con la possibilità di attaccare, perché è in battuta Foligno ma sbaglia la battuta Merli, una flot lunga, e quindi siamo sul 9-7. Il break ed è importante tenerlo in questo frangente. Giustamente, giustamente. Claudio, allora ascolta, noi seguiremo in bassa frequenza naturalmente anche sulla pagina Facebook di Pallavolo San Giustino queste belle immagini, ma soprattutto questo bel commento adesso di Claudio, addetto stampa della Pallavolo San Giustino, e ci ritroveremo magari subito dopo o la chiusura del set, noi lo diciamo a livello scaramantico, che possa essere anche la chiusura della partita. Va bene Claudio? Va benissimo. Grazie, sì. Grazie a te allora, grazie, a te. Grazie ancora, grazie a Claudio Roselli, ottimo come sempre in ogni frangente quando lo si chiama è pronto, puntuale. Allora noi torniamo in questo momento in studio anche perché giustamente c'è un time out chiesto da Foligno, abbiamo visto insomma una partita combattuta sì, però insomma voglio dire anche da queste poche immagini abbiamo, ognuno di noi ha potuto trarre le proprie conclusioni, massimo rispetto sempre per tutti, ci mancherebbe assolutamente. Allora noi siamo tornati in studio come potete vedere dalle immagini, però insomma il però c'è, perché noi adesso dovremmo andare a contattare un personaggio molto caro, uno di quelli che fanno la pallavolo non solo in Alta Valle del Tevere, insomma, della pallavolo Città di Castello, è il direttore sportivo della pallavolo Città di Castello femminile, il buon Maurizio Mandrelli, direttamente dalla Pala Andrea Johan di Città di Castello. Insomma, noi lo stiamo chiamando in questo momento in bassa frequenza con la videochiamata, speriamo di poter riuscire a contattarlo. In questo istante sembra esserci una piccola difficoltà tecnica, vediamo se riusciamo ad effettuare questo collegamento, io penso proprio di sì, insomma, perché fondamentalmente ci siamo e sempre ci staremo. Eccolo qua, noi lo vediamo già in bassa frequenza, adesso lo mandiamo anche in diretta a livello televisivo, Facebook e streaming naturalmente su RVT. Subito il contatto, vediamo se riusciamo ad effettuarlo, piccolo problema forse tecnico, ma vediamo di bypassare il tutto in questo istante. Con il buon Maurizio Mandrelli stiamo cercando di poter mandare questo collegamento. Allora, vediamo un attimo. Maurizio, se mi ascolti in questo istante, facciamo una cosa, ti richiamo io, ti richiamiamo noi da studio, ok? Grazie, ho visto l'ok della buona Maurizio, naturalmente per quanto riguarda questo contatto telefonico, andremo subito a ricontattarlo immediatamente con i nostri sistemi tecnologici, che comunque sono assolutamente rodati, vediamo assolutamente ora se riusciamo a mandare in onda anche questo bel collegamento dal Pala Andrea Ion di Città di Castello. Vediamo, dovremmo esserci veramente, vediamo se riusciamo a mandare in onda, perché noi lo vediamo il buon Maurizio Mandrelli. Allora ci proviamo, buon Maurizio, io ti vedo in questo istante, vediamo se riusciamo a mandare in diretta. Non in questo istante purtroppo. Tu mi senti, vero? Vedo che mi senti e bene, quindi ora vediamo un attimino come poter risolvere questa situazione tecnologicamente importante, vediamo di poterla risolvere in qualche modo, nel miglior modo possibile, assolutamente. Vediamo ancora le immagini da Foligno nel nostro in bassa frequenza, vediamo adesso di poter comunque ottimizzare il collegamento con Maurizio, perché noi assolutamente lo vediamo. E allora ogni tentativo alla fine ha il suo risultato. Maurizio, grazie della disponibilità e della presenza. Ciao Gabriel,
Ciao a tutti. Allora, immancabili e assolutamente riconoscibili le famose situazioni di riscaldamento del tetto del Palandrea Ion, lo riconosciamo, sentiamo anche le urla sicuramente della squadra di Serie C, delle ragazze che si stanno allenando, o sbaglio, Maurizio? Sì, si stanno allenando e Gabriel, ora ti farò anche vedere con che intensità si stanno allenando le ragazze. Alla parità la parità della partita di Foligno di Serie B tra San Giustino e Foligno, insomma qui ci sono le ragazze, grazie Maurizio anche per queste riprese che fanno piacere, rendono merito a tutti gli sportivi che di mercoledì sera alle 21:17 al di là di tutto, anche affamati perché non si è ancora andati a cena, ci si sta allenando. Una Serie C però che al di là della fatica e di tanta altra situazione non sempre fortunata, ricordiamo che sta dando buone soddisfazioni, vero? Ma certamente Gabio, non ci possiamo lamentare di come stanno andando le ragazze in campionato, stanno facendo una bella figura, mettono sempre il massimo impegno, logicamente ogni tanto si incontra qualche intoppo o per motivi di infortuni, poi con il periodo che stiamo passando con il Covid tutti potranno capire che le assenze sono all'ordine del giorno, però dai, stiamo lavorando duro in palestra ogni giorno e le ragazze sono sempre presenti finché possono, quindi noi non ci possiamo lamentare. Allora, per quanto riguarda la classifica, perché fondamentalmente è dall'inizio della stagione che si pensa, si guarda la classifica, una Città di Castello, diciamo lì, dietro le grandi. Fine settimana scorsa, anzi domenica, a Fossato c'è stata una sconfitta, ricordiamo che all'andata invece a essere sconfitto è stato Fossato. Ancora avanti c'è Marciano. Questa è veramente la giusta graduatoria, viste anche le potenzialità dei vari sestetti. Ma io, Gabriel, mi sento da dire che non si può dire se questa è la giusta graduatoria, perché, ripeto, con il periodo che stiamo passando, le squadre non hanno mai potuto esprimere tutte le loro potenzialità, perché penso che pochissime squadre sono riuscite a fare un percorso netto sempre, diciamo, con il roster al completo, quindi bisognerebbe vedere un campionato normale per dire se questa è la giusta graduatoria. Nulla togliendo a Marciano, che si trova in vetta adesso, squadra molto giovane e merita ampiamente questa posizione con il gioco che sta facendo vedere. Maurizio, fine settimana a San Gemini, altra trasferta. Sì, fine settimana a San Gemini, trasferta diciamo lunga, una delle trasferte più lunghe che abbiamo, l'affronteremo nel miglior modo possibile. La squadra, come ben ricordiamo dall'andata, San Gemini non è un ostacolo diciamo insormontabile, anzi all'andata era stata abbastanza facile, però mai dire mai perché non si sa mai a quello che si va incontro. Allora, raccontiamo un po' la sconfitta di Fossato. Ma la sconfitta di Fossato, Gabbio, diciamo che è stata una sconfitta, ma si è visto del bel gioco in tutti e tre i set. Siamo stati sotto, abbiamo avuto energie di recuperare, poi qualche errorino di troppo ci ha castigato con questo 3-0 netto. Io preferivo magari fare come l'andato, un 3-2, giocarsela fino alla fine, però dai, prendiamolo come un altro tassello di crescita e vedremo poi ai playoff quello che si riuscirà a fare. Allora, ricordiamo per chi ci sta ascoltando che quest'anno diciamo è un anno particolare, come lo è stato per tutti,
come tutti hanno avuto degli infortuni, come tutti hanno lasciato i box in maniera alternata. Intanto ti ringrazio per queste immagini che ci stai facendo vedere dell'allenamento della Serie C femminile della Pallavolo Città di Castello di coach Brizzi, con Ranieri in supporto, Maurizio Mandrelli direttore sportivo, poi dirigente accompagnatore in lungo e largo, anche Gianluigi Orazzi. Allora, dicevamo, una stagione faticosa per tutti, e spesso c'è stato il supporto delle giovani, del settore giovanile, e ad un certo punto è arrivato anche il supporto di una ex pallavolista di Città di Castello, sempre legata come la Gobbi. Insomma, diciamo che Città di Castello se l'è saputa cavare grazie a tutti. Intanto salutiamo anche il coach Brizzi, eccolo che lo vediamo, lo salutiamo. No, non ti preoccupare, va bene così, si è reso, l'ha fatto apposta pur di farsi vedere, Maurizio. Dicevo, quindi fondamentalmente pronti in ogni occasione, anche se con un po' di fiatone, no? No, mi riallaccio a quello che hai detto tu. C'è stata l'ampia disponibilità da parte del settore giovanile nei momenti più difficili, sia in allenamento, sia quando sono state chiamate a dare man forte per le gare, anche se non hanno giocato, però hanno avuto si sono comportate bene, hanno risposto presente alla chiamata di mister Brizzi, e io mi sento di fare un grandissimo applauso, come hai detto tu, a Chiara Gobbi, perché nel momento del bisogno ci ha veramente salvato accettando la nostra chiamata, e tuttora è rimasta con noi, anche perché i motivi di studio che aveva di andare via sono stati prorogati, e quindi è rimasta con noi e noi ne siamo ben felici. Bene, bene così. Ascolta, Serie C, allora chiudiamo qui l'argomento, tra poco manderemo in onda in servizio con le interviste che abbiamo fatto domenica mattina al Palazzetto dello Sport di San Giustino, perché anche i più e le più piccole giustamente si devono divertire. Divertimento è stato in quel bel palazzetto con l'S3, quindi il mini volley, con Pallavolo San Giustino, Città di Castello Pallavolo, e con la New Volley Borgo San Sepolcro. Ad un certo punto eri presente anche tu, insomma, un movimento della pallavolo che tornerà con il settore giovanile, se non sbaglio, domenica pomeriggio alla Pala Piccini di San Sepolcro. Quindi si è ripartiti anche lì, non sono più certo i concentramenti di una volta dove c'erano 7, 8, 9 società, un po' per la difficoltà delle società stesse, un po' anche per il rispetto delle regole, no? Certo, indubbiamente, Gabrio, e si sa che darebbe gusto a tutti e sarebbe veramente uno spettacolo di vedere palazzetti pieni di bambini che si divertono dentro al terreno di gioco, e soprattutto anche rivedere le tribune veramente piene, stracolme di genitori che vengono a vedere i propri bambini, che fanno il tifo e che applaudono anche ai ragazzi delle altre società. Sarebbe veramente, guarda, noi stiamo aspettando questo momento veramente come, ma forse sarebbe la gioia più grande, dai, rivedere i palazzetti pieni di bambini e pieni di genitori. È giusto, è giusto. Allora, Maurizio, ti ringrazio, grazie alla Pallavolo Città di Castello, ha aperto le porte anche in fase di allenamento. Vediamo ancora le giocatrici, che in questo momento la Ioni almeno è sempre allegra, devo dire la verità, è un opposto sempre allegro, le vediamo che rientrano, hanno fatto pausa bevuta, penso io, quindi Maurizio, immancabile. Pausa bevuta non si può stare in palestra. Ti ringrazio, buon proseguimento Maurizio, un saluto a tutti. Grazie. A te, Gabriel, grazie a tutti. Ci mancherebbe. Grazie a Maurizio Mandrelli, direttore sportivo della Città di Castello Pallavolo femminile di Serie C, ma soprattutto, come sempre abbiamo detto e sappiamo, veramente tanto di più per la pallavolo non solo di Città di Castello. Siamo rientrati in studio. Come abbiamo detto, ogni promessa è debito, quindi andiamo a far vedere anche il servizio registrato domenica mattina sul campo di San Giustino, un bellissimo palazzetto dello sport, immancabilmente quello sangiustinese, l'S3, come si chiama adesso il mini volley, abbiamo già detto tre società, quella organizzatrice della Pallavolo San Giustino, le ospiti di Città di Castello Pallavolo e della New Volley Borgo San Sepolcro.
Massimo rispetto delle regole, abbiamo visto anche segnalati con il nastro bianco e rosso spazi per i genitori che nel massimo rispetto delle regole hanno partecipato a questa mattinata di gioia, di divertimento, di voglia di divertirsi dei più piccoli che torneranno domenica prossima nel pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Sansepolcro. Via subito con le immagini e poi torneremo in studio qui con RVT. Andrea Malatesta, a San Giustino oggi finalmente si torna con l'S3, i più piccoli, a divertirci. Sì, finalmente, perché comunque questi bambini veramente hanno, penso, sopportato più di altri tutti i vari stop legati al Covid. Prima per il discorso dei 12 anni, poi comunque i loro campionati l'anno scorso sono stati completamente sospesi, quest'anno per fortuna ecco siamo arrivati al momento in cui anche loro hanno potuto riprendere, questa è la prima occasione, è stato evidente il divertimento insomma di tutta la mattinata, di tutti questi bambini che finalmente riprendono un pochino le normalità. New Valley, Borgo Sansepolcro, Città di Castello, San Giustino, un'iniziativa che è iniziata tanti anni fa, quest'anno visto Covid e quant'altro meno società hanno aderito. Sì, per forza, addirittura noi l'abbiamo fatta qui, avremmo potuto fare anche a Lama perché comunque con tre società sole coinvolte bastano anche spazi più piccoli. Sarebbe impensabile con le regole del distanziamento, quantomeno il buon senso che ancora va adottato relativamente alle misure Covid, fare come si faceva in passato in cui 8 società tutte sotto lo stesso tetto, e sarebbe completamente impensabile, forse così è più ragionevole. Un bel cartellone all'inno alla pace e poi da settimana prossima anche voi, Pallavolo San Giustino, con ragazzi meno fortunati, vero? Sì, il cartellone alla pace perché è il tema del momento, ma vorrei ricordare che comunque su questa fascia d'età qui non è solo la questione sportiva, non è solo l'insegnamento della pallavolo, su questa fascia d'età qui si fanno tantissime attività anche diverse da quelle proprio sportive, quindi altri tipi di attività come i cartelloni, come i giochi a premi, come... Dalla prossima settimana arriva Costantino, arriva un ragazzino, un profugo che è già da qualche settimana in Italia, che già praticava la pallavolo nel suo paese e verrà aggregato all'Under 15 di Benedetti, Under 13, Under 15. A tal proposito io vorrei fare un plauso ai genitori di quel gruppo, perché io l'ho avvisati prima in virtù del fatto che questo ragazzino non parla la lingua e quindi tutti quanti hanno fatto già un lavoro egregio nei confronti di figli per prepararli appunto ad accogliere questo ragazzino in maniera adeguata. E poi da fine settimana prossima anche Constantin potrà partecipare all'S3 o comunque vedere... No, Constantin è più grande. Constantin, adesso la federazione ha tirato fuori un protocollo per il tesseramento anche dei profughi in maniera diciamo più semplificata, e vedremo se in qualche maniera riusciremo comunque a farlo partecipare anche a qualche partita, perché comunque poi altre regole non sono state tolte, quindi visite mediche, agonistiche, green pass eccetera eccetera, quindi ci sono anche delle difficoltà legate al fatto che comunque questi ragazzini arrivano qui senza una tessera sanitaria e dopo scontrarsi con la parte formale italiana non è una passeggiata. Allora, comunque S3 fine settimana prossima con questi bambini e bambine di questa mattina a Sansepolcro. A Sansepolcro, sì, ci vediamo la settimana prossima. Grazie Andrea. Grazie a te, grazie mille. Allora, domenica 3 aprile, tappa S3 Palazzetto Comunale di Sansepolcro, questo è naturalmente un appuntamento da non perdere, è un'altra situazione organizzativa di società di vallata che si danno veramente da fare e non poco. Allora, si sta concludendo, sta per concludersi, dai, diciamo così, diamo spazio e chance a tutti, a destra e a manca, dovrebbe essere quasi in chiusura la partita a Foligno, una partita molto combattuta comunque, veramente abbastanza combattuta, l'abbiamo sentito prima da Claudio Roselli, noi mandiamo in onda le immagini estrapolandole naturalmente dalla pagina Facebook della Pallavolo San Giustino e non solo, perché poi è come si suol dire, naturalmente la partita viene ribaltata sulle varie
pagine. Adesso abbiamo visto un attimo che è saltato il collegamento proprio nel momento quasi della chiusura dell'appuntamento appunto pallavolistico da Foligno, però lo recupereremo senz'altro. Ci sono dei problemi di linea, null'altro di clamorosamente diverso, quindi noi comunque andiamo ugualmente con la partita, il collegamento, vediamo di potervi riproporre il tutto. Siamo in fase di time out sul 23-20 per San Giustino, quindi ne approfittiamo anche per mandare in onda queste immagini in diretta dal Palacciccioli, anzi dalla palestra Ciccioli di Foligno, e ne approfittiamo per andare a ricontattare Claudio Roselli, che è l'addetto stampa della Pallavolo San Giustino. Saluto naturalmente anche le altre responsabili che tengono sempre impegnate in maniera importante e aggiornate le pagine non solo Facebook di collegamento, ma anche tutte le testate giornalistiche che ribaltano appuntamenti importanti come quelli che vedono impegnate la ERM Group Pallavolo San Giustino. Siamo nel rush finale, ma non diciamo altro, e mi ricollego mandando in onda ancora le immagini dalla palestra di Foligno a Claudio Roselli. Vai Claudio. Allora siamo 23-21 per Fiumi e Ciampin, e il Fagano mostruosi per l'ARM Group San Giustino, conduce 24-21, a 3 match ball a disposizione. 3 match ball a disposizione per chiudere la partita. Vediamo un po'. La battuta di Fitti. Fiumi, Chester, la difesa di Fitti, Marra, vediamo Conti. Davvero punti pesantissimi. Se sei d'accordo, ho accanto a me Goran Maric, presidente e direttore sportivo. Goran, era una tra le trasferte, sono arrivati 3 punti con un altro, oserei dire l'ennesimo 3-0. A questo punto la classifica comincia a prendere peso. Sì, sono d'accordo con te. È stata complicata, combattuta, siamo stati titolari nei momenti clou a portare via dei punti chiave, e sono 3 punti pesantissimi per il nostro percorso, ma ci aspettano altre gare che sono tutti scontri diretti. Benissimo, grazie Goran Maric, lo mandiamo a salutare i ragazzi. Esultanza anche da parte delle poche unità venute da San Giustino, è stata una vittoria davvero importante perché ci sono stati dei tangenti, compreso anche l'ultimo set nei quali l'attenzione non ha mandato addirittura con un ace di Chester, e la partita è riportata sul vento. Però nei momenti difficili, come ha detto poco fa Goran Maric, il gruppo San Giustino ha sempre fatto il giusto per riportare con la bilancia dalla sua parte. Questo che credo sia il grande merito di questa formazione, che questa sera ha fatto 13 in tutti i sensi. 13 perché sono 13 consecutive e 15 complessive. E non dimentichiamo, 9 gare in trasferta, 9 vittorie, tutte da 3 punti. Credo che non siano numeri di poco conto per l'ERM Group San Giustino, che adesso, lo ricordo, e così approfitto dell'occasione per anticipare la notizia, avrà 2 partite casalinghe consecutive nell'arco di 3 giorni, perché domenica 3 aprile alle 17 arriverà la Giovanni Paolo I Orte, mercoledì 6 aprile alle 20:30 ci sarà il recupero della gara contro l'Invicta Grosseto, poi sabato 9 la trasferta di Spoleto contro la Sirtes di Monini Perugia. Insomma, c'è stata questa bella vittoria stasera, ma c'è davanti una settimana davvero di fuoco prima della pausa di Pasqua. Se sei d'accordo Gabriel, io chiuderei qui. Ottimo, ottimo Claudio. Il collegamento veramente da Foligno, dove vi ricordo che nel recupero della 20ª giornata la ERM Group San Giustino ha battuto per 3-0 la Rossi Ascensori Foligno con un triplo 25-21. Dunque il primato della ERM Group San Giustino dopo questo ostacolo superato brillantemente è da oggi senza dubbio più solido. Grazie a tutti per la cortese attenzione, ti restituisco la linea.
Lidia. Grazie Claudio, buon proseguimento di serata. Grande Claudio Roselli, grazie anche al presidente, direttore sportivo Goran Maric per questo collegamento dal Palacciccioli. Quindi Foligno, Ascensori 0, Erm Group Pallavolo San Giustino 3 con un triplo, come ha detto Claudio Roselli ottimamente nel commento, 25-21. Quindi la classifica si allunga, 4 punti dagli avversari. Nel finale di girone regolare, di stagione regolare, ci sarà lo scontro diretto, come abbiamo sentito naturalmente anche da Claudio Roselli. Allora, noi torniamo con le immagini in studio, tra poco avremo un altro ospite telefonico. Intanto andrei a proporvi, proseguendo un po' anche su quello che è stato il racconto di Claudio Roselli, quello che è il fine settimana prossimo pallavolistico. Come vedete dalla tabella, chi ci guarda in TV, streaming e sulla pagina Facebook lo vede. Chi ci ascolta in radio nelle stereo frequenze va sulla fiducia, mi raccomando. Serie B maschile, Erm Group Pallavolo San Giustino Orte, domenica 3 aprile alle 17 al palazzetto di San Giustino. Per la B2 femminile ne parleremo tra poco con l'ospite. Autostop Trestina Grosseto, scontro assolutamente da dentro fuori, zona play out, sabato 2 alle 21 al Palafemac di Trestina. Qui vediamo anche le tabelle di Serie C maschile e femminile. In Serie C sono ai box i pallavolisti biancorossi della Città di Castello Pallavolo e quelli gialloblu della New Volley Borgo Sansepolcro. In Serie C femminile abbiamo già sentito anche nell'intervento di poco fa con il direttore sportivo della Città di Castello Pallavolo femminile, appunto di Serie C, il buon Maurizio Mandrelli. Ci sarà San Gemini Città di Castello Pallavolo sabato 2 aprile alle ore 17.30. Tutti questi risultati saranno comunque commentati in diretta con servizi e quant'altro nella pagina Posto 1 e Divisione Sportiva. Guardiamo anche la tabella della Serie D femminile, il Volley Umbertide. A proposito, ancora un abbraccio al presidente Raffaele Agea, alla moglie soprattutto, per la scomparsa del suocero, quindi padre della signora in settimana. Il Volley Umbertide giocherà a Chiusi domenica 3 aprile alle 18, sempre in Serie D femminile, la Star Volley Città di Castello a Ponte Valle Ceppi sempre domenica ma alle 18.30. Sempre per quanto riguarda il femminile, Tavernelle New Volley Borgo Sansepolcro per la Serie D domenica 3 aprile alle 18. Per la seconda divisione femminile, derby tra la capoclassifica Volley Trestina 1996, che sino ad ora ha vinto tutte le partite perdendo solo un set nel derby contro il Trestina Volley. Dicevamo, la squadra di Rossi disputa il derby interno al Palazzetto dello Sport di Trestina sabato 2 aprile alle 16 contro la New Volley Borgo Sansepolcro. Andando sotto vediamo la San Giustino, denominata San Giustino Azzurro, ospitare sabato 2 alle 16 appunto il Ponte Felcino alla palestra di Selcilama. Per quanto riguarda invece il Volley Umbertide, sempre per la seconda divisione femminile, gara interna con la Pallavolo Gubbio sabato 2 aprile alle 17.30. La Star Volley a Ponte Valle Ceppi domenica 3 aprile alle ore 11 nel mattino. Sempre per questo campionato, che vede veramente tante squadre della vallata Umbra, Alto Tiberina, e non solo, perché c'è la New Volley Borgo Sansepolcro, c'è anche il Trestina Volley che giocherà a Perugia domenica 3 aprile alle ore 16. Veramente una bella carrellata di informazioni, mi auguro che possano essere assolutamente utili anche per chi ci segue in radio, in TV, in streaming e anche sulla pagina Facebook. Adesso andiamo con il prossimo ospite, perché c'è la dinamicità della domenica, la voce un po' meno, devo dire la verità, speriamo che possa tornare il fiato come una volta, perché una volta andavamo dritti e non c'erano problemi. Ora vediamo un po' di poter recuperare quanto prima un po' la condizione fisica che ci supporti nel miglior modo possibile. Allora, siamo in fase di chiamata anche per l'altro ospite in collegamento video, quindi anche audio, lo stiamo contattando, dovremmo averlo tra pochissimo nei nostri schermi, quindi lo vedo, lo vediamo apparire dal buio, anche lui se non sbaglio è in palestra, quindi insomma tutti veramente al lavoro immancabilmente. Vediamo di poter trasmettere in diretta anche le immagini che arrivano, ed eccolo qua finalmente con un po' di ritardo, una settimana, Augusto Barrese. Ciao Augusto.
Ciao Gabriel, buonasera, buonasera a tutti. Prima di tutto scusaci per mercoledì scorso, ma era una scusa, siamo andati a donne, sai. Ci ridi anche tu, sai che non è vero. Allora, è così. Augusto Barrese, allora, allenatore, collaboratore del primo allenatore della squadra autostop di Serie B2, quindi in questo momento Francesco Brighigna, ma anche allenatore di altri gruppi, lo vogliamo ricordare? Sì, il primo allenatore per quanto riguarda la collaborazione con Star Volley Trestina, con la 19, poi l'Under 16 direttamente con Trestina Volley e di nuovo l'Under 13 collaborazione Star Volley e Trestina per quanto riguarda il gruppo delle più piccole ragazzine dell'Under 13. Insomma, diciamo una stagione piena, eh? Sì, abbastanza, era un progetto che fin dall'inizio mi è piaciuto, che in quanto vedeva la mia figura presente in più gruppi, quindi perché non accettarlo, quindi poi soprattutto stare con le ragazze è molto stimolante. È vero, perché no, giusta questa considerazione, questa domanda alla Marzullo, ti fai la domanda e anche la risposta, ma insomma la sapevamo, no? Ascolta, stagione diciamo piena di soddisfazioni, perché il lavoro paga sempre, faticoso per qualche gruppo, se vogliamo partire dalla serie B2 ci partiamo, dico anche piena di soddisfazioni perché pur tanti i momenti difficili per mancanza di atleti, per infortuni, per il Covid come un po' tutti, ma anche per altre situazioni, alla fine ci ritroviamo qui in quart'ultima posizione con un punto, anzi a pari punti, ma anche con una partita forse in più, con Grosseto sul quale fare un po' la corsa, alla vigilia della partita con Grosseto. Voglio dire, questo è il bello e il brutto dello sport e il brutto per chi c'è in mezzo, ecco, insomma. No, è detto tutto te, Gabriel, cioè nel senso sabato al Palafemac abbiamo uno scontro diretto che è proprio contro Grosseto. Diciamo che ad oggi è stata una stagione alquanto particolare, se non difficile, a volte anche tanto sfortunata per gli episodi che si sono creati, infortuni dell'ultimo minuto. Voi stessi comunque avete tenuto sempre anche a salutare e ringraziare Matteo Merli, diciamo la verità, perché anche lui ha condiviso momenti difficili. È chiaro, ed è stato sicuramente un'ottima guida per tutto il gruppo, e purtroppo dispiace quando si vengono a creare situazioni del genere, proprio anche per colpa delle situazioni particolari, ecco, cioè una stagione con degli episodi sfortunati a volte, però detto questo non bisogna trovare alibi, e le ragazze devono sapere che sabato c'è una partita cruciale per l'andamento della stagione, in quanto va detto che comunque sia ad oggi la classifica ci vede sì quart'ultimi, ma con un play-out da giocare, perché c'è una nuova regola che sappiamo bene che se da quint'ultima c'è una differenza minima di 2 punti, c'è un payout. Quindi anche questa è una situazione che va studiata bene, in quanto ad oggi non siamo matematicamente retrocessi, ma fondamentale sarà la gara di sabato. È vero. Per poi ad affrontare le ultime 3 gare della stagione, dove le giocheremo di nuovo in casa contro avversari che anche loro lotteranno per salvarsi. Quindi c'è un round finale da giocare fino alla fine, dove bisogna dare tutto e abbiamo la possibilità e il dovere di dimostrare le nostre qualità. E i conti si fanno solo alla fine, non si fanno durante, perché qui a questo punto c'è solo da vincere nel miglior modo possibile, insomma. Beh sì, assolutamente, abbiamo bisogno di punti per uscire da questa zona calda, e perché non meglio di sabato, dato che comunque veniamo da una vittoria importante sabato scorso in un campo difficile e ostico come quello di Pian di Scò. Quindi speriamo che questo sia da stimolo per le ragazze per andare avanti, per riuscire da questa zona calda. È vero, è entrata la primavera, quindi è ancora più calda in questo momento, però certo che la vittoria, allora tu sai benissimo che noi facciamo il concorso di posto 1, no? Allora la cosa clamorosa tra l'altro è che nell'ultimo turno 2 partite nessuno le ha inseccate, e una di queste era naturalmente, dico naturalmente perché ne parliamo adesso, quella che vedeva il Trestina di Serie B2. Anche se devo dire che
chi è in vetta, Brizzi ed Agostino, ora c'è un po' la disciplinare che sta indagando, perché loro hanno dato sconfitte le loro due squadre, quindi si sono presi due punti. Ora qui mi fermo, Augusto, qui mi fermo, va bene. Allora, bella vittoria, veramente una bella vittoria, ragazzi. Ricordiamo che nell'andata, che poi tra l'altro si era giocata non tantissimo tempo fa, perché qui si vive di recuperi infrasettimanali e quant'altro, insomma, era stata una bella vittoria delle toscane. Sì, è vero, loro 10 giorni fa a Trestina avevano fatto un'ottima gara. A noi c'era mancata quella lucidità che nella parte finale del set ce la siamo giocata fino al 18 pari, poi è venuta fuori tutta l'esperienza di Elena Burtnaru e dell'opposto, quindi di Tani, che hanno fatto la differenza e purtroppo hanno visto vincere 3-0 contro di noi in casa. Però detto questo, abbiamo preparato una settimana, un'ottima analisi abbiamo compiuto con Francesco in primis, le ragazze erano molto cariche, si sono allenate bene tutta la settimana e diciamo che è stato un po' il frutto del lavoro svolto durante la settimana. Infatti siamo andati là, abbiamo fatto un'ottima gara e soprattutto dal 22 in poi le palle che scottavano le abbiamo messe in terra, quindi molta lucidità, attenzione nei dettagli, un'ottima correlazione di muro difesa hanno fatto sì che abbiamo riportato 3 punti super fondamentali. Anche Grosseto aveva vinto 3-0 contro Foligno, quindi era fondamentale vincere, questo è stato fatto e ora pensiamo alle prossime gare. Allora, guardando la squadra, naturalmente ci sono inserimenti importanti da fuori comprensorio, però vedere comunque, che posso dire, una Mencini, una Cesari, una Giunti e lì al centro una giovanissima, insomma, voglio dire, c'è tanto Altotevere fortunatamente, no? Ma assolutamente, hai detto... Scusa, e poi Linda Tarducci la considero extraterrestre, quindi non l'avevo considerata, quindi, cioè, voglio dire, c'è tanto, non vorrei dire Città di Castello di una volta, però è comprensorio. Assolutamente, tutta la vallata, l'Alta Valle del Tevere, perché se poi consideriamo anche le ragazze che fanno parte del gruppo, abbiamo più della metà del componente della squadra che sono dell'Alta Valle del Tevere, per non parlare delle due Zambi, come Caterina ha fatto l'esordio con Valdarno, la stessa Michela, dove la società ha riposto fiducia in lei e sta ben dimostrando, al tempo stesso abbiamo Meucci e Montacci, quindi diciamo che la collaborazione e le ragazze che abbiamo in palestra rappresentano al meglio il territorio e speriamo che loro possano in un futuro rappresentare al meglio il territorio stesso, ci auguriamo questo, no? Ah, assolutamente. Faccio una domanda che non è assolutamente, non è minimamente provocatoria, cioè perché uno potrebbe dire non c'è più l'allenatore di prima adesso, diciamo Francesco Brighigna comunque, cioè, è un allenatore di categoria che può dare e può aver dato una scossa senza nulla togliere a chi c'era prima, ecco. No, beh, secondo me il lavoro di Matteo Merli è stato compiuto bene, peccato che purtroppo i risultati non... Troppe componenti negative anche tutte insieme probabilmente. Esatto, poi è chiaro che non sta a me... No, infatti non era per metterti in difficoltà. No. Non sta a me neanche descrivere la figura di Francesco, certo. Perché sappiamo tutti che figura professionale è Francesco, quindi è anche un onore collaborare con lui in panchina. No, è vero. Io tra l'altro, vedi, Augusto, a me fa piacere, poi guardi anche le altre squadre, quando vedi insomma un Farinelli che allena le giovani, ma comunque ogni tanto ha qualche buona giocatrice di supporto con la Bartoccini, insomma, ma vedere anche un Foligno laggiù con un Gobbini sicuramente ottimo allenatore, cioè voglio dire, non tutte le annate sono uguali, è vero che Foligno praticamente è la Serie C di un anno, due anni fa, con poco più, insomma, quindi voglio dire, ognuno c'ha i suoi problemi, però... atlete brave, tecnici bravi ci sono in lungo e in largo in Umbria, dai. Una delle regioni pallavolisticamente parlando più importanti in Italia, sia a livello
professionistico, quindi della Lega, Serie A, per poi scendere. Quindi è un territorio dove la pallavolo si fa e si fa bene, quindi è normale confrontarsi settimanalmente con allenatori di questo calibro, e penso che è anche uno stimolo per noi giovani allenatori, per me in primis, affrontarli settimanalmente e infrasettimanalmente con i gruppi under. Ascolta, anche la soddisfazione causa qualche l'indisponibilità di Francesco Brighigna comunque di comandare dalla panchina la squadra, bella soddisfazione. Poi sì, magari ti sei preso gli insulti di tutti, però no, sì, anche quell'episodio è nato sotto una veste abbastanza sfortunata, in quanto all'ultimo minuto siamo venuti a conoscenza che Francesco non era più disponibile, quindi all'inizio siamo rimasti tutti un po' così sconvolti, però poi anche in quella gara le ragazze con liberi e forti, che è sicuramente una delle squadre più forti del campionato, c'è stata una bella dimostrazione di unione. Ecco, che comunque sia, mi sono divertito. Dai, È tutta esperienza, vero? Mi è dispiaciuto per Francesco, perché chiaramente poteva essere un esordio. Però dai, però è finalmente tornato, ce l'abbiamo e ce lo teniamo stretto e ce lo coccoliamo per il resto delle partite. Allora, voglio confermare, salutando Augusto, che non è che l'abbiamo chiamato perché siamo andati per ordine alfabetico, AB Augusto Barrese, assolutamente, è sempre un piacere, ti ringrazio Augusto, grazie della disponibilità, sempre, sempre, appuntamento con le tue squadre in lungo e in largo per le palestre, i palazzetti, non solo dell'Alta Valle del Tevere, e importante, Palafemac, sabato sera, vero? Lancia tu il servizio che verremo a fare, vai. Quindi ci vediamo tutti sabato sera alle ore 21 al Palafemac di Trestina per goderci un po' di pallavolo e uno scontro salvezza importante per i nostri colori e per il nostro territorio. Ti ringrazio, sei anche radiofonico e televisivo, ti ringrazio. Va bene così allora. Grazie Augusto, buona serata. Grazie mille, veramente grazie di cuore Augusto Barrese, disponibilissimo come sempre per quanto riguarda l'essere chiamato alle interviste e quant'altro, sta facendo più che il suo lavoro di supporto con la serie B2 femminile a Trestina, ma poi anche con le squadre che ha elencato poc'anzi lui. Allora, siamo alle 21:53, ricordo che si è conclusa da una ventina di minuti, abbiamo fatto anche la diretta con Claudio Roselli dalla Pala Ciccioli di Foligno, la partita Rossi Ascensori Erm Group Pallavolo San Giustino, con la vittoria di quest'ultima squadra con un triplice 25-21, quindi valgono a 4 i punti di distacco tra San Giustino e la più vicina inseguitrice. Poi ci siamo collegati con il palandraion di Città di Castello, con il direttore sportivo della Città di Castello Pallavolo Femminile Maurizio Mandrelli, adesso con Augusto Barrese del Trestina Volley, un'altra bella chiacchierata. In mezzo abbiamo mandato anche l'S3, la partita, scusate, il raggruppamento del settore giovanile maschile e femminile settimana scorsa, anzi domenica mattina, al Palazzetto dello Sport di San Giustino. Si replicherà sempre con New Volley Borgo San Sepolcro, Pallavolo San Giustino e Città di Castello Pallavolo domenica pomeriggio al Pala Piccini di San Sepolcro. Per oggi, per quanto riguarda posto 1, veramente possiamo anche chiudere, abbiamo detto i prossimi turni, abbiamo dato numeri e soprattutto abbiamo dato spazio anche agli artefici di un bel gioco che in Alta Valle del Tevere, come hanno detto coloro che sono intervenuti, sicuramente è importante. Adesso cambiamo solo velocemente quello che è il nostro banner in gergo tecnico per andare velocemente con la seconda parte dell'appuntamento sportivo di oggi, con un servizio ma non solo. Il non solo sta a indicare nella seconda parte naturalmente quello che è l'altro sport al di fuori della pallavolo, e ce n'è tantissimo in Alta Valle del Tevere, e lo potete seguire sempre nelle pagine Facebook di Posto 1 e Divisione Sportiva. Adesso io vi faccio vedere una cosa bella, perché è bella, non c'è altro termine, assolutamente, la vedete, è un post di un'ora fa per quanto riguarda l'ultima partita del turno infrasettimanale di Serie D
ad Arezzo, Arezzo-Tiferno, Lerchi, 1919, 2-1 per l'Arezzo, reti di Calderini, Cutolo e di Terzini per quanto riguarda la squadra di Città di Castello. Quello che vedete è non tanto la nota, cioè non ce ne vogliono i marcatori e gli altri artefici di questa partita combattuta, ma oggi in campo un solo vincitore. Grazie Ivana, ma soprattutto, come vedete, il saluto e il ringraziamento con rimarrai sempre nei nostri cuori, sulla maglia del capitano e non solo, Ivo numero 10. Sì, Ivo Guerri ci ha lasciato proprio in questo fine settimana appena trascorso. Tanti sono stati coloro che hanno voluto lasciare un segno, scritto, parlato, chiacchierato, sussurrato, sottovoce e non solo. Noi ci fermiamo qui e continueremo a ricordare un personaggio che veramente ha fatto tantissimo per l'Erchi, per una situazione importante, sportiva e non solo. Ci permettiamo di mandare in onda anche quello che vedete adesso, la nota del gruppo sportivo Lama, la società nella persona del presidente, dirigenza, staff e giocatori si stringe in cordoglio alla famiglia calabresi per la perdita della cara Cristina, affidabile ed efficiente collaboratrice della segreteria del settore giovanile bianconero nelle scorse stagioni sportive. Peccato, peccato veramente leggere queste cose. Prima Ivo Guerri, adesso un'altra persona, insomma sono situazioni abbastanza complicate, complicate anche da raccontare, assolutamente. Noi rientriamo in studio, anche se vogliamo ricordare che oggi pomeriggio c'è stato il turno infrasettimanale, state scorrendo appunto insieme a me le immagini e la tabella, prima abbiamo detto della partita di Tiferno ad Arezzo, battuta per 2-1, l'intera giornata vede Cascina San Donato 1-0, Foligno Poggibonsi 0-2, Gavorrano Pianese 1-2, Monte Spaccato Scandicci 1-1, Rieti Cannara 2-1, San Giovannese Pro Livorno 1-1, Trestina Flaminia 1-1, Unipomezia Lornano Badesse 1-1 e Arezzo Tiferno 2-1 con la classifica, vede il San Donato a 60, Poggibonsi 58, a 48 Gavorrano Arezzo, il Badesse a 42, quindi esce per il momento il Trestina dalla zona playoff. Nella giornata di oggi, cosa dire, il Foligno battuto in casa dalla seconda realtà del campionato, la fortissima Poggibonsi, insomma il Cannara battuto in trasferta, la Tiferno Lerchi 1919 battuta in trasferta, pareggia il Trestina, insomma un momento particolare, anche se vabbè, vediamo un po'. Risultato importante è quello di Cascina, dove il San Donato Tavarnella è stato battuto per 1-0. Cascina che in classifica è terzultimo, quindi tutti contro tutti, momento facile e difficile per tutti, e questa è la realtà che vi volevamo anche raccontare, calcistica di oggi, in maniera del tutto eccezionale il mercoledì sera, ma oggi si è giocato il turno infrasettimanale. Ora chiudiamo con un servizio che abbiamo registrato sabato pomeriggio. C'è stata l'inaugurazione di un centro paddle in Alta Valle del Tevere, un centro paddle sfruttando una situazione privata, il Blue Paddle è la società. Noi adesso mandiamo in chiusura del nostro vostro servizio e programma sportivo del mercoledì sera appunto questo servizio con le interviste al presidente, tra l'altro ex campione mondiale per quanto riguarda appunto la situazione master di tennis, ma poi vedrete di chi parliamo, e poi anche l'intervista con il sindaco Luca Secondi del comune di Città di Castello, e poi l'intervista con il massimo esponente appunto federale umbro, il presidente della Federazione Italiana Tennis, e cioè Roberto Carraresi, sempre molto disponibile anche lui nelle interviste in tutte le sue uscite in Alta Valle del Tevere. Cicerone presentatore di tutto, anche il presidente del tennis club, il Circolo Tennis di Città di Castello, personaggio, devo dire, veramente fa sempre il suo, ma anche di più, che è Corrado Monaco. Con questo noi chiudiamo l'appuntamento di questa sera, io mi scuso ancora un po' per la voce bassa e qualche difficoltà, speriamo di poter recuperare
quanto prima questa situazione fisica, che per chi parla in radio e fa presentazioni sicuramente è un po' limitante. Grazie a voi per averci seguito, grazie a Claudio Roselli per i bellissimi collegamenti da Foligno, dove, ripeto, la Erm Group Pallavolo San Giustino ha battuto il Foligno nella gara di recupero della 20ª giornata 3-0. Poi ringrazio Maurizio Mandrelli, direttore sportivo della Città di Castello Pallavolo Femminile, per l'intervento in diretta dal Palandraio di Città di Castello. Ringrazio Augusto Barrese, allenatore in seconda della Serie B2 femminile dell'Autostop Trestina, Pallavolo Trestina, ma anche allenatore delle altre squadre del Trestina Volley. Lo abbiamo visto al termine di una seduta di allenamento, se non sbaglio, alla palestra Pascoli. Grazie, grazie, grazie a tutti. Buon proseguimento di serata con e senza lo sport. Un po' speravamo di aprire molto prima, però abbiamo avuto tante traversie non dipendenti dalla nostra volontà, però ce l'abbiamo fatta e quindi siamo ad inaugurare quest'oggi questa struttura che speriamo sia solamente una partenza per noi, per un percorso che ci veda anche portare in altre, diciamo, strutture un pochino più grandi, cioè, quindi l'intenzione è quella di ingrandirsi. Partiamo con questi due campi, uno da padel panoramico all'interno di questo capannone, grazie anche alla Tizi Vittorio, che è il proprietario dell'immobile, e un campo da padball o padel singolare, per cui partiamo cercando di avvicinare a questo sport, che comunque va molto di moda in questo momento, anche i giovani soprattutto, e quindi siamo felici di iniziare questa avventura proprio qui a Città di Castello. Un'avventura, diciamo, programmata, dove ogni tassello ha il suo posto, anche istruttori importanti per chi ne volesse usufruire. Sicuramente l'intenzione è quella, oltre allo staff che è qualificato, quindi gli istruttori che sono federali della Federazione Padel, l'intenzione è quella di avere anche la struttura certificata dalla Federazione Padel per fare i tornei e partecipare alle varie competizioni ufficiali della Federazione Padel. La strada è stata, qualcuno direbbe, irta, però insomma state svalicando, dai. Sì, è stata un'avventura iniziata male, ma io dico finita bene, perché purtroppo con la ditta che avevamo chiuso il primo contratto di fornitura siamo andati per vie legali, perché non ci hanno consegnato il materiale nei tempi promessi, ma non solo, quindi ci siamo dovuti rivolgere a un'altra azienda che si è dimostrata più seria della precedente, quindi ci ha fornito la struttura in pochi giorni. Presidente, chi volesse usufruire di questa doppia struttura, di questi doppi campi, così, diciamo, anche all'avanguardia, perché è importante dirlo, cosa deve fare? Allora, basta registrarsi sul sito One Sport, digitare Blue Padel, One Sport, e da lì si fa la registrazione e si può iniziare a prenotare. Ovviamente ci sarà la priorità per i soci, che potranno prenotare con 15 giorni in anticipo, mentre i non soci solamente una settimana prima, delle quote leggermente differenziate fra i soci e rispetto ai non soci, però lo possono fare tutti quanti, quindi tutti possono prenotare già da oggi. Sì, assolutamente, il mondo dello sport è un mondo che a me sta molto a cuore, perché è il meccanismo per legare la gente, per fare comunità, è un vettore fra i migliori all'interno di un tessuto di comunità. Per questo ci tenevo a essere qui presente, una realtà sì privata, ma che ha investito nel recupero intanto di un'infrastruttura all'interno di Città di Castello, quindi ha recuperato un capannone, questo è un altro elemento da sottolineare, e lo valorizza attraverso attività sportiva, dove i giovani e anche i meno giovani possono divertirsi, quindi ho ritenuto più che opportuno essere qui presente. Sì, il padel, sport di racchetta che fa parte della grande famiglia della Federtennis. Nel tennis abbiamo oramai un discorso rodato da anni, nel padel invece ci ha travolto negli ultimi 2-3 anni con una, diciamo così, implementazione di impianti e di giocatori che non ha seguito. Infatti è uno sport che va studiato anche da un punto di vista della sociologia. Ora cosa diciamo? 5 erano i circoli nel 2019, sono già arrivati 31
i circoli, gli impianti che praticano padel nella nostra regione. Si aggiunge questo di Città di Castello, è un continuo iniziare a inaugurare i campi, benissimo, ben venga, i giocatori e le giocatrici sono molti. Poi la cosa importante è che la FIT adesso sta, diciamo, si traslando tutte quelle che sono la sua organizzazione tennistica anche nel padel, per esempio quella delle scuole padel. Quindi si stanno impiantando le scuole padel perché ovviamente i vivai sono una fonte importante per il futuro. E quindi da tutta questa serie di situazioni siamo contentissimi, il padel è uno sport accattivante, bello, socializzante, anche per il femminile, perché ovviamente ci sono moltissime praticanti, sarà per la sua, diciamo, tipologia proprio di gioco che attrae. Su RVT, Gabrio Possenti e la divisione sportiva presentano ogni domenica pomeriggio Linea allo Stadio, diretta dai campi di calcio. Padri e figli di un tempo spiadito, intravisto dal treno.